Dunque siamo tutti tra colleghi intimi, quindi non ho portato effettivamente diapo o immagini del Museo di Vetulonia, insomma, a tutti estremamente ben noto. Ma quello che vorrei dire è che, prima di tutto, sono qui stasera in primis per Maria Grazia, come le ho detto al telefono, senza voler offendere tutti gli altri amici ovviamente presenti, che ringrazio, a partire da Chiara qui alla mia sinistra, alle amiche e colleghe Paola, Francesca, Osvaldo è il mio paredro, quindi, e non ve lo spiego perché tutti avrete fatto greco e quindi lo saprete da soli, ma sono qui per una testimonianza principale. Grazia mi ha fatto questa telefonata dicendomi se arrivi per il pomeriggio, ma dice arriverà il pomeriggio perché qui, a parte i miei ritardi personali ormai ben noti da 20 anni, ma effettivamente questo triduo dell'archeologia maremmana, insomma, è abbastanza importante. Tutte le giornate degli Etruschi si sono concentrate tra ieri e domani e ci stanno letteralmente massacrando. Però si cerca, insomma, di correre laddove, diciamolo, in questo caso mi ha portato il cuore, per parafrasare il testo, perché quando mi ha chiesto di parlare dell'esperienza brevemente che ha rappresentato per me il Museo di Grosseto, beh, ci sono tante persone che lo potrebbero dire qui in sala. Posso dire con una parola sola: è stato tutto, grazie, perché è stato l'inizio della mia vita, del mio percorso sia archeologico che umano. Qui ho imparato a fare con grazia l'archeologo, ho imparato a conoscere materiali che fino a quel momento mi ero laureata da pochi mesi, alla fine del 93 e dal 94 ho iniziato a lavorare qua. Devo dire, piccola digressione simpatica, con il metodo che Grazia ha definito metodo Raffanelli. Dopo di me, dice, quando mi chiedevano, quando arrivavano altri a dire: ah, dottoressa, direttrice, come si fa a lavorare con lei a Grosseto? Come si fa? Fate il metodo Raffanelli, rispondeva, e tutti incuriositissimi. Allora, cosa ho fatto? Mi ricordo che appena laureata, ti guardi intorno, quindi correva il dicembre 93, anno in cui subito con la mia prima conferenza all'Associazione Archeologica Maremmana ho conosciuto il mio paredro Osvaldo Barbetti, da cui non ci siamo più lasciati, anzi, andata a Vetulonia, l'ho conteso sempre in questi 20 anni quasi al Museo di Grosseto. E lei mi disse, quando gli chiesi: posso lavorare e fare esperienza al Museo di Grosseto? Guardi, ho appena partorito, perché poi era nata Marta, da poco, ho avuto una bambina, riapriremo il museo tra poco. Ma io sono circondata da tante persone che mi chiedono di lavorare, non mi ricorderò di lei, quindi lei si faccia presente, mi chiami. E può testimoniare Maria Grazia in persona che questo ha costituito la sua fine, perché io ogni giorno comparivo o di persona o al campanello o al telefono, insomma. E così, quando si è riaperto il Museo di Grosseto, lo staff che ha iniziato a lavorare con Maria Grazia, prima di estendersi a Alessandro, che ha parlato ora, Carlo Casi e tanti altri amici che poi si sono aggiunti e hanno lavorato con noi, ma lo zoccolo duro d'apertura era rappresentato per la parte etruscologica da Francesca Holmeier, qui davanti, e la sottoscritta, Osvaldo Barbetti, pietra miliare, ovviamente, e Maria Grazia, il direttore stesso, punto. Quindi devo dire che è stata un'esperienza eccezionale, perché ci siamo ritrovate in poche teste, poche braccia, pochi cervelli, a dover riorganizzare un museo intero, che come ben sappiamo è il principale della Maremma e le cui testimonianze vanno dall'età della pietra al Medioevo e oltre. Quindi chiaramente è stata una scuola di 5 anni duri, dal 94 alla riapertura, il 21 di marzo del 99, ultimo giorno di presidenza di Oscar Luigi Scalfaro, che venne con la figlia a inaugurare. Ora, magari molti di voi nemmeno c'erano, ma noi eravamo lì appunto in prima linea per riaprire il museo, dopo anni di lavoro in deposito. Un'esperienza che, come dico ai giovani che poi ho avuto il piacere di incontrare, soprattutto negli ultimi anni a Perugia, quindi ai giovani dico: ragazzi, io vi auguro a tutti il miglior augurio di trovare per tutti un museo di Grosseto, come ho trovato io. C'è un museo pieno
pieno di materiali di ogni periodo, un direttore come Maria Grazia che ci ha dato mano libera, l'accesso a tutto, noi toccavamo e catalogavamo e studiavamo tutto. Chiaramente è stato un banco di prova irripetibile, senza il quale io non sarei a fare l'archeologo adesso e avrei avuto sicuramente una vita diversa, insomma, in tutti i sensi, con persone la cui amicizia mi accompagna ancora oggi e con cui, laddove ci sia l'occasione, continuiamo a lavorare insieme, o a scavare, o a pubblicare, o a fare conferenze, convegni, tutto, perché tutto, devo dire, è partito da qua, quindi un grazie pubblico e un applauso a Maria Grazia lo vorrei fare in questa occasione. Solo questo. E dopo la parte, diciamo, più affezionata, insomma, più retorica, anche se volete, ma vi garantisco sincera, diciamo che da lì, dopo pochi anni, è partita, sempre grazie al suggerimento di Maria Grazia, che ha detenuto per i primi anni la direzione della riapertura del Museo Archeologico di Vetulonia, che era scoperto, ha riaperto nel giugno 2000, non aveva nessuno, ma su Castiglione della Pescaia l'amministrazione cercava qualcuno. Abitando a Castiglione della Pescaia, quindi ho avuto anche questa buona sorte, diciamo che ho iniziato a lavorare là. È stato un percorso chiaramente complicato, perché è vero che qui avevo imparato a conoscere buona parte dei materiali, quindi a fare l'archeologo sul campo, ma anche quello è stato un altro bel regalo derivato da questa esperienza grossetana, perché si trattava di dare il via a un museo che ancora non aveva le gambe e doveva camminare, quindi con le sue, diciamo, doveva partire da zero. Quindi anche lì ho dovuto cimentarmi a imparare tutto, dall'organizzazione di lì a qualche anno di uno scavo che ancora oggi vede i presenti, in primis Osvaldo accanto a me, protagonisti, insomma stiamo scavando la città di Vetulonia, dopo Isidoro Falchi e la breve parentesi della ripulitura della Talocchini negli anni 70, abbiamo ripreso con la Domus dei Dolia, che buona parte di voi conoscono, lo scavo nella città ellenistica. È oltre 10 anni ormai che stiamo scavando questa grande domus e altre realtà circostanti. Da quest'anno, se non ci avesse bloccato il Covid, quindi avremmo ripreso anche le puliture e gli scavi in necropoli che avvieremo con la collaborazione dell'università per gli scavi, diciamo, in abitato in necropoli e del DAI, dell'Istituto Germanico di Roma, con cui collaboriamo dall'anno scorso, per gli scavi con la caccia agli scali, ai porti, nella piana, quindi diciamo attualmente della zona del Bozzone, per gli attracchi che Vetulonia doveva avere sul lago Prile fin dall'età orientalizzante e arcaica. E ancora, quindi oltre alle campagne di scavo, soprattutto abbiamo dato il via, proprio per riprendere il discorso di Alessandro, anche per portare l'archeologia a tutti, a grandi episodi di incontro con il pubblico di tutti i livelli rappresentati dalle esposizioni, dalle mostre. Mentre ero ancora su a Massa, appunto per gli atti Camporeale che si sono sovrapposti oggi stesso, insomma con tanti eventi in questi 3 giorni, qui con Carlo Bonazza avete visto scorrere le immagini di questa splendida mostra Signori di Maremma del 2009 che con orgoglio, dico, portata da Carlotta Cianferoni l'anno successivo nel 2010 all'ex topografico, il piano lungo il giardino del Museo di Firenze, Carlo, confermo anche a te se un po' che non ci va, che non l'hanno più smontata. Quindi ora è 10 anni, siamo nel 2020 esattamente, di Signori di Maremma al Museo di Firenze. Anche perché, ne parlavamo col professor Maggiani, non hanno ad oggi trovato a Firenze un'alternativa valida e quindi come percorso anche di tombe importanti nel territorio è rimasta quindi sempre aperta e accessibile, ripetendo l'esatto percorso che con Carlo come scenografo, insomma le hai fatte vedere prima le immagini, avevamo allestito al piano terra, quindi del Museo di Grosseto. Il Museo di Vetulonia, anche qui tramite chiaramente contatti sia personali nel piccolo grande mondo dell'archeologia, quindi con colleghi, amici, molti dei quali proprio partiti dai rapporti creati in questi anni al Museo di Grosseto,
abbiamo portato avanti un percorso di mostre a Vetulonia, che molti di voi seguono annualmente, conoscono bene, che ci ha portato da mostre più piccole legate a ritrovamenti del territorio di Vetulonia, abitato a necropoli che fosse, a confrontarci con altre realtà, arrivare a mostre interregionali, l'anno scorso internazionali, mettendo in scena la battaglia d'Alalia, la prima, lo sapete tutti, testimoniata da Erodoto nella storia, che ha opposto Etruschi e Fenici, quindi ai Greci nel Mar Tirreno. La prima volta che un museo rimette in scena, dal punto di vista proprio dell'allestimento, un episodio archeologico così importante in un programma che ci ha legato alla Francia, alla Corsica in particolare. Quindi 3 anni fa siamo riusciti a portare, lì mi è rimasto il rammarico perché purtroppo il professor Camporeale, che doveva venire a inaugurare, si è spento proprio in quei giorni della mostra. Aprimmo una mostra col Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con Pompei, anche lì con la statua più bella di Pompei, insomma, con le Efebo di Via dell'Abbondanza, di cui con Osvaldo ci eravamo innamorati e non volevamo più ripassasse le porte del Museo della Maremma per tornare in Campania, insomma. Però ecco, tutte queste cose, questi rapporti, questi percorsi, sono nati qui, sono nati grazie, ripeto, sicuramente a amicizie e a contatti personali, ma contatti che affondano le radici in questa esperienza di quasi 6 anni, e di cui ancora devo ringraziare. Quindi ringrazio tutti i presenti anche per l'opportunità di averlo risottolineato e vi invito ovviamente a Vetulonia. Quest'anno abbiamo fatto una mini esposizione all'insegna del Covid, vuotando un po' di materiali dai magazzini qui di Grosseto, con cui siamo riusciti a allestire poche vetrine, ma ripartiranno dalla primavera le grandi mostre, la prossima col Museo Nazionale di Taranto, quindi che ancora ci porta a dialogare con i principali musei d'Italia e non solo, quindi terremo ancora qualche sorpresa. A riaprire gli scavi su più fronti, a riaprire incontri, collaborazioni, pubblicazioni. Ora approfitto anch'io, ha fatto Ale, ma anche noi, con le stesse foto bellissime del fotografo della sovrintendenza Paolo Nannini, abbiamo per adesso realizzato, e con le grandi capacità del designer, devo dire amico ormai anche lui, Alessandro Bartoletti di Cooperativa Ara, che ha lavorato alla mostra di Marsigliana, quindi recente qui al Museo di Grosseto, ancora delle parti sussistono in allestimento, una piccola guida alle città dell'Etruria meridionale, che sta andando alla grande a Villa Giulia, che cercheremo di riproporre anche, magari collaborando, insomma, non solo nell'Etruria del Lazio, ma anche in Toscana. Con Paola stiamo continuando ormai da anni a viaggiare con la bellezza degli Etruschi, ma con Francesca iniziammo a lavorare alla grande su produzioni artigianali come i Buccheri, una pubblicazione importante che prese l'avvio proprio dallo studio di quelli del Museo di Grosseto e che ancora, grazie a quello, ci porta a lavorare sui materiali. E poi basta, ti ridò il microfono perché potrei stare qui fino a domattina, insomma, conosce. E comunque, ecco, un grazie assoluto per questa celebrazione di 160 anni che speriamo, si diceva prima, di riproporre, dicevamo con Cristina, anche magari i ragazzi dell'università potranno essere interessati in futuro, quindi a prendere parte, ascoltare queste esperienze. E se oggi, grazie purtroppo al Covid, abbiamo molte assenze, quindi un domani possiamo cercare in vari canali di raggiungere tutti e sarà un'esperienza importante comunicare con loro, insomma. Grazie. Grazie.